Allora, Giovanni, ci vediamo fra 2 settimane, come al solito. Certo. E cerca di riposare un po', che mi hai preso una puntina di grigio. E infatti avrei proprio bisogno di un po' di ferie. Ah, Giovanni, scusa, già che ci siamo, c'è una cosa piccola piccola di cui ti volevo parlare. Sì. Visto anche la rilevanza che gli riserva certa stampa scandalistica. Guarda, Emanuele, ci stiamo già lavorando. Non avevo mica dubbi, solo che qua i tempi sono cambiati. Io prima riuscivo a filtrare le informazioni, ma adesso Sua Santità vuole informarsi in prima persona. La mattina s'alza e legge tutto. Ora, io questo sono riuscito a intercettarlo e a sfilarlo dal mucchio. Ma se lo vedeva, erano cazzi. Giovanni, questo è un culo. Capito, Giovanni? Un culo su un giornale. Dimmi se ti pare una cosa normale. No, no, certo. Però, caro Emanuele, non vogliamo mica montare un caso su un culo. Non è il culo in sé che mi pare anche proporzionato e gradevole, ma quello che il culo rappresenta. Il culo su un'isola nella quale, da quello che leggo, puoi fare tutto quello che vuoi. Capito, Giovanni? Un culo è tutto quello che vuoi. Giovanni, con un culo puoi fare tutto quello che vuoi? No, te lo dico io, non puoi. Ah. Altrimenti non lo governiamo più questo paese. Ah, certo. La verità è che sono fuori dalle nostre acque territoriali e quindi fuori dalla nostra giurisdizione. Come ti dicevo, una cosa piccola piccola.